Certo, certo. Dopo averlo atteso per quasi 2 anni, Squirrel with a Gun è stato finalmente rilasciato e la scorsa settimana siamo anche andati a provarlo per la prima volta. Il punto è che abbiamo soltanto sfiorato la cima dell'iceberg, ora voglio vedere come prosegue e si conclude questo agglomerato di ignoranza. Prima di farlo però vi ricordo che tutti i giorni da lunedì a venerdì mi trovate in live qui su YouTube a partire dalle ore 8. Quindi mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi nessun contenuto live, short e video. E ora eccoci di nuovo qui nel bel mezzo del quartiere dopo aver battuto Daddy nel finale dello scorso episodio. Ora, cosa dovremmo fare per proseguire? Bella domanda. Secondo me i vari pezzi di trama verranno sbloccati man mano che acquisisco ghiande d'oro, quindi direi di fare quello, proprio prenderne una in serie all'altra. Punto primo all'ordine del giorno, salire e uccidere quel tizio lassù. Ok, bye bye bitch, è stato un piacere. Oh, perfetto. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh sì. Sei bellissimo, Guglielmo. Ma tu eri morto! No! No, ma eri morto! Ma per come non muore? L'ho presa. Perfetto. Ciao, ne ho preso la mia ghianda, me ne vado. Aia. Ottimo. Missione compiuta, I guess. E questo lo posso recuperare. Fermi tutti, datemelo. In che senso contiene sopracciglia questo? Cosa? Oh no. Oh sì, cioè, o sì e o no allo stesso tempo. Ma è Elio di Elio e le storie tese. Magico. Ok, prese le ghiande da qua, spostiamoci in un'altra zona. Qua cosa sta succedendo di bello? Scusate, si sta sposando qualcuno? Oh no, è stata lasciata all'altare! L. Ghianda d'oro, addio al celibato, basket professionistico, greco certificato, palo da festa. Fermi. Cioè, non hanno senso tutte queste cose messe assieme. Intanto per basket cosa dovrò fare? Dovrò buttarmici dentro sparandomi in alto? È possibile. Solo avessi un'arma. Ok, vediamo se funziona. 1, 2, 3. Porca miseria. No, lo prendo come un no. Non devo essere io qua. Rinuncio temporaneamente al basket. Fatemi vedere cosa devo combinare qua. Devo per caso minacciare la sposa? Scusi, lei. Salve. Lo so che è andato male il matrimonio, ma non potrà andare peggio di così. No, la sposa è immortale. Posso mandare via le persone? Mi scusi, si svegli. Questo è lo sposo? Devo mandarlo giù? Mi scusi, si svegli. No! No! Ma porca... Dai, ci ho messo 20 anni a salire su. Tu cosa sei? Sei un lanciagranate. Fra, fermi tutti, mi servono 200 ghiande. Ah, un lanciagranatozze. Questo sapete dove lo posso usare? Però aspetta, tu mi servi, quindi ti lancio laggiù. Spero di ricordarmi dove. Ah, yes, lanciagranate e macchinina rosa. Ottima combo. Però teoricamente con questa posso fare boom boom. Ah, alleluia, e vai, altra ghianda. E ora 3, 2, 1, boom boom. Dove hai sparato, idiota? Oh, non riesco a colpire la bombola, è incredibile. Oh, bene. Ah, oh, perfetto, grazie. Cazzo fai, una foto, coglione. Fra, tu cosa sei di preciso? Fa vedere. Cintura orologio? No, beh, clamorosamente orribile. Cioè, certo, c'è del ghiaccio, però così molto meglio, ecco. Amico, tu c'hai la mitraglietta, eh. Lo so che potevo andare a riprendere quella vecchia, ma sei qua. Ne approfitto. E ok, ora che ho la mitraglietta, riproviamo a combinare qualcosa qui. Perché 1, 2, 3, ok, molto più gestibile. Però non ho ben capito cosa dovrei fare con sto coglione. Devo spingerlo giù per rendere la... Oddio, l'ho toccato sul pacco. Damigella è felice, le ho mandato lo sposo. Oh, si è alzato! Ho salvato il matrimonio! Viva l'amore! È scomparsa una sedia. Evviva! Bravi tutti! Vi raggiungo subito dopo essere entrato in casa. Non posso entrare. Vabbè, va. Vi raggiungo dopo. Ai, sì, vabbè. Salve, scusate. Grazie per la 17... Ghianda! E ora fede nuziale? No, vabbè, posso mettermela al polso. Ma lui in testa come coroncina, che cute! Devo dire che ha il suo perché così, eh. Se lancio qua si rompe. Aiuto, come funzionano queste scale? Che è la casa di Escher. Ah, mamma, la testa. Io non so perché stia facendo questa cosa, però Delta Psi sembra una combo giusta da... Io non so perché stia facendo questa cosa, ma aspetta. Ah, quello come cazzo lo tolgo, mo? C'è una palla da basket qua. Allora, fermi, è tutto quanto incastrato, perché qua c'è una palla da basket, lì sopra. Lì ci sono i due pesi con la Epsilon e lo Psi. Devo recuperarli tutti. Devo ora capire come fare ad accogliere l'ultimo, perché non mi è ben chiaro, eh. Così e
No, perché come cazzo si fa? Come lo tiro giù? Fermi, forse posso riuscire a fare canestro. Oh, oh. Da qua? Cazzo, cazzo, dove l'ho lanciata? Di tabella, tabella. Oh, oh. Oh no, devo fare un altro che si muove. Sì, sì, dai che sono forte. Ma sei stronzo in culo. Oh mio Dio, questo è clamoroso, raga. Questo l'ho fatto proprio clamoroso. Mo' sono fottuto, però. Lì non ci arrivo. E avevo rotto una finestra. Ma ho la finestra che fine fa? Oh, beh, questo è comodo. Ma la mia finestra? Scusate, ma l'ultimo peso devo sparare. Ah, sì, ok, molto semplice. Ok, perché non va bene? Perché non sono in ordine alfabetico. Quindi viene prima la delta, poi la epsilon. Che cazzo? Qua non sto capendo cosa cazzo dovrei fare, però. Ma che significato ha? Ma per favore. Ma perché epsilon delta psi? Non ha senso eps. Allora, o è una reference che non ho colto, oppure ma che cazzo? Tanto grazie per la ghiandona. Numero 19. Ora prendiamo l'ultima palla. Ultima palla. E andiamo a fare l'ultimo canestro per neanche completare tutto. Mancherebbe un'altra roba, ma chi se ne frega. Ma io c'ho un outfit qua. No dai, non puoi non contarmela. Ci ho fatto la schiacciata. Però me la contasse la schiacciata. Ma che cazzo vuol dire? Dai. Pensavo sarebbe stato più semplice e immediato. E haha, fanni raccogliere tutte quante le ghiande. Invece no. Si sta rivelando un gran rompicapo. Una gran rottura di cazzo. Ho appena realizzato che... No, la palla l'ho mandata al piano di sotto. Quindi aia, uno. Ah, aha. In secondo luogo cosa devo fare? Ballare? Ah, eccolo lì il codice. Ma qua cosa devo fare? Ciao amico, fatti rosicchiare le palle. Oh sì, guardate come ballo. Sto ballando per voi. Godete. Cosa devo fare? Stare qua per un minuto e ballare per loro? Ma chi sono? La vostra zoccola. Io sono andato avanti per mezz'ora con la registrazione in pausa. Ma sono un idiota. Sono un cretino. Vabbè, mo ho 26 ghiande. Sono tornato nel bunker giù di sotto. Ho fatto tutta quanta la zona. Yeeha! E ora sono un ispettore. Sto cercando ancora di fare sta cacchio di... ma non capisco come si debba fare. Ora ballano. Però non ho capito come fare a renderli felici per sempre. Vabbè, che si fottano. Ma perché cammino così? Ma che cazzo? In ogni caso, nonostante abbia accumulato ben 26 ghiande d'oro, ancora non ho visto nessun tipo di sviluppo a livello di storia. Cioè, non è successo un cazzo. Ora mi viene davvero il dubbio che non si sia visto assolutamente niente di tante aree. Ma sono un idiota, sono un cretino. Ho fatto anche il campo da football. Vabbè, niente, vorrà dire che dovrò essere punito severamente per i miei errori. Gabri, colpa mia, me lo merito. Ma a questo punto mi viene da chiedere, ma se... orca cazzo! Se la storia proseguisse non per il numero di ghiande, ma in base a ciò che faccio io, è un'opzione. Questa cos'è? Una canoa? Vabbè, sblocchiamola la canoa. Mi sembra che serva a livello di lore. Così, a pelle, eh. Ah, visto? Geniale, bravo me. Agenti d'oro sul corso d'acqua, tubi pneumatici ad alta velocità, avventure con lo sci d'acqua. What the... Vabbè, giù. Aia. Oddio, ma ho fatto un atterraggio alla... alla come cacchio si chiama? Vabbè, ma io non capisco niente di supereroi, quindi diciamo... Gnugnoman. Oh madonna, io devo guidare la barca, ma in realtà controllo il movimento dello sciatore. Ma non ha senso tutto ciò. Ah, se premo tasto destro c'ho il pilota automatico, davvero? Vabbè, allora fico. No, fico il cazzo. Non capisco niente, mi viene male la testa. Quello c'ha il bazooka, quello c'ha il bazooka. Cazzo, c'è un tipo col bazooka, anch'io lo voglio il bazooka, perché no? Vacca puttana, abbiamo fatto esplodere tutto, mi viene mal di testa quella cacchio di barchetta. Si spara, spara, coglione, spara, coglione. Ti prendo sulle palle. Uno e due, boom. Per me, mi sono incastrato dietro della lamiera. Grazie. Comunque io ve lo giuro, in ogni singolo livello c'è una ghianda che è incomprensibile. Avete presente quando da bambini magari vi siete ritrovati a dover giocare a Super Mario 64? No, non avete presente, sono vecchio. No, però davvero, a prescindere, hanno delle descrizioni della minchia, anche in italiano. Come faccio a capire cosa devo fare se la stella si chiama arrampicata sui quadri? Ma che cazzo vuol dire? Presa la ghianda d'oro e ora siamo in un tubo. Oh, 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 guarda, Lanz. Oh, oh, oh. Oh, ok, qua c'è della lore. Anche piuttosto grosso. Teddy! Come fa a essere vivo, Teddy? Madre? Mommy? Oh no, ecco chi è il vero malvagio. Oh, che carini, però. Miglior coppia della storia dei videogiochi, assolutamente. Mommy e Daddy. Ma... scusate, io ho ossigeno infinito? O prima o poi finisce? Penso possa finire. Cioè, Cioè, nel senso, temo possa finire. Ok. Credo di averli uccisi tutti. Ottimo colpo, campione. E che cazzo vuoi tu? Ho appena speso 50 per un cappello elegante, che ne valga la pena. Ne vale assolutamente la pena. Frate. Frate bagnate. dammela ghianda, dammela ghianda. Oh, perfetto. Quindi sì, lo dipendeva dal numero di ghiande, dipendeva da me il proseguimento della storia. E chi cazzo lo sapeva?
Ok, ora ce n'è uno molto più grosso da premere, per cui io non basso. Dovrei essere molto più alto per premere il pulsante. Più alto, nel senso di alto, alto, oppure proprio fisicamente a livello di altitudine più in alto. Ci sono almeno 8 modi per interpretarla quella frase. Chianda d'oro, scoiattolo cecchino e basta. Devo salire fin lassù. Ma come ci arrivo? Cari amici, ho appena trovato un lanciatore di... Ma come cazzo parli? Tiè, perfetto, grazie mille. La miseria... Che casino, permesso! Che cazzo fate? Voi ancora svegli? Svegli, in realtà vivi. Fanculo alla Scooby Gang. Perché non posso andarlo a prendere questo? Perché non posso? Io ce li ho le ghiande! Orca puttana! Cosa è successo? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Boom. Non so come fuggire, non so come fuggire da qua. Non ho un'arma. Ce l'ho l'arma! E comunque io ti sto colpendo! No! Oh, bro, sparami subito. Sparami ora, sparami adesso. Dove sono? Dove sono? Sto andando. Ok, non capisco un cazzo. Aia, sono morto. Ma non si capiva niente. Sparami, dai che devo salire. Hop, ai, non ho un'arma. Come faccio a prendere un'arma io? Io non posso affrontare questa cosa senza un'arma. Scusatemi, però. Forse sì. Gliel'ho fottuta con la concentrazione. No, porca puttana, oh, non ci credo. Ma che due scatole ogni volta. Ciao amici, potreste gentilmente rispararmi voi da lassù? Sono morto. Porca troia, oh, l'ho missato di nuovo. Che due pa... Continuo a missare l'atterraggio. Vado tra una piattaforma e l'altra. Che due coglioni. Ce l'ho fatta. Oh, li ho battuti, bastardi. Sì. E ora devo fare 1, 2, 3, 4, 5. Vai. Sì, ce l'ho fatta. Oh no. Come solo 1 di 5? Posso dirlo? Che idea del cazzo. Pensavo di metterci molto di meno. 3 hours later. Ah, così? Flash, devo essere molto più in alto. Non è vero, devo essere più pesante e basta. Mamma mia, che divertimento incredibile. Mi sto divertendo un sacco a salire questa. Ok, per fortuna ce l'ho fatta. Andiamo, Guglielmo. 1, 2, 3 e 4. Ah, vabbè, rinunciamo temporaneamente a quello. E quest'area può essere salvata meglio dall'alto. Masticato. Andiamo a mettere il terzo peso sulla piattaforma. Nice, cambia qualcosa? No. Se metto anche il peso qua. Però metticelo. Ho detto metticelo. Non ce lo metticelo. Ok. Ho abbassato il livello della piscina. Posso farlo. Questo comunque è un altro Super Mario 64 momento, perché anche lì c'è un livello con delle pedane che ti permettono di alzare e abbassare il livello dell'acqua. Carino. Sarà questa la volta buona? Oppure no? Speriamo di sì. Boing. Ah, visto. Dovevo semplicemente togliere l'acqua. Perfetto. Seconda attiva. Altri 3 da attivare prima di andare dalla mamma. Mommy, sto arrivando. Allora, sicuramente 2 dei prossimi 3 pulsanti sono 1 e 2. Quinto non ho idea di dove possa essere, però, Allora, dubito fortemente che... Permesso? Grazie. Riesco a passare da un albero all'altro? Mi sa di sì. Mia, che palle. Boboing. 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 Poi schiantiamoci per il terzo. Terzo. Woo! Che in realtà è il quarto. Il secondo dove? Cazzo, l'ho così confuso. Ah, aia. 2000 anni dopo. Che cos'è questo? È un pulsante? È un dolcetto con sopra una fragola? È un capezzolo molto arrossato? Brutta cosa, le ragazzi. Forse devo farlo saltare in aria, sapete? È bastato questo! Il mio ragionamento è stato: sono troppo pigro per andare a prendere il bazooka, quindi uso un peso, dato che i pesi erano qua accanto. È servito. L'alternativa dopo sarebbe stata il bazooka, quindi proprio zero problemi. Hello, andiamo! Presa anche la ghianda, perfetto. Rocky scoiattolo spaccatura. E qui c'è una muta? Oh, hello! Oh sì, dimmi che adesso posso stare sott'acqua. Oh sì, posso galleggiare. Ah, godi popolo. Allora, qua posso provare a cadere dall'alto. No, ma non ha senso. Non è che devo essere più in alto, devo essere più pesante. Devo riprendere il peso di prima. Sembra che funzioni. Se non dovesse funzionare, probabilmente devo trovare il modo di far cadere l'ancora. Io più in alto di così non posso stare, fra. Ok, devo far cadere l'ancora. A cosa devo sparare? Al sasso. Sì, funziona! Spara i sassi! Vai, Guglielmino! Manca sempre meno! C'è soltanto quel pezzo che lo sta tenendo su, vero? Sì, non è caduto. Com'è possibile? La fisica non ha senso, ma l'accettiamo lo stesso. Fallo! Sì! Ma che cazzo l'avrebbe mai beccata sott'acqua questa? Ma che culo! A parte che era fondamentale, quindi prima o poi inevitabilmente ci sarei arrivato, ma... Cioè, che culo! E ora risaliamo su con la nostra muta da sub con il nostro elio viola.
il violio, il violelli, a me non è. E ora questo lo accetti, vero pezzo di merda? Vai a cagare. Bene, corri, 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 corri. No! Sono caduto un attimino che devo cambiarmi. Cos'è che mi rende grazioso? Niente, sto nudo. Per salire qui, dove cazzo? Non li vedo neanche. Bro, sparami. Questa cosa è clamorosamente epica. Minchia, se ce l'ho fatta così, che culo. Che culo per davvero, regà. 3, 2, 1, cowabunga! E abbiamo aperto l'ultima cosa. Attivato l'ultimo pulsante che apre la porta. Vabbè, io non so parlare, devo stare zitto e basta. Arrivederci. Ai. Maledetti, e vi venisce il cagotto. Ah, però aspetta. No, fermo. Mi servono 40. Oh cazzo, ho bisogno di 7 ghiande. Davvero, che palle. Mettiamoci un outfit degno della battaglia finale. Dove sei? Eccoci qua, siamo pronti. Prendiamoci il drone e andiamo ad affrontare la mamma, suppongo. Mommy. Sovrascrivere questi dati, l'operazione non può essere annullata. Sapete questo cosa vuol dire? Che è il momento della boss battle finale. La mamma è il boss peggiore. E sapete una cosa? C'hanno ragione. La cianca della mamma è l'arma più pericolosa al mondo. Come C giù? No, primi C, cioè. Posso uscire da qua? No, perché che schifo, cioè. Guarda che fa le spazzate alla. Il gioco in cui si fanno le spazzate. Non mi viene in mente cos'era. Mamma mia, che culo. Ok, primo round andato. Secondo round, cosa mi aspetta? Oh no, del parkour, mio peggior nemico. Che in realtà mi basta fare questo lavoro qua e il parkour non esiste più. Che tutto ciò è meraviglioso. Mi spiace solo che il drone in qualche modo, cioè, mi rimbalzi indietro. Non dovrebbe succedere. In realtà forse sì. No, non c'è via l'arma. Scusate, sono un imbranato. Ma si è sdoppiato. Oh, che cazzo è successo al mio drone? Ti prego, dimmi che posso salire qua col cecchino. Sì, tantissimo. Cosa manca per poter proseguire? Devo lanciarmi? Ah, 3, 2, 1, boppata, 3, 2, 1. E vai anche col secondo, non mi cadere giù. Mi è caduto giù però il fucile, vabbè, poco importa. C'è il buco. Minchia, non me l'ero accorto. Ah, comunque è vero, la ghianda mi cura, perfetto. Ci siamo. Saliamo, riprendiamo il cecchino e continuiamo la nostra risalita. Spero che non ci fosse altro da fare, no? Perché non lo vedo. Oh boy, non vedo piattaforme, non vedo nemici. Sapete cosa vuol dire questo? Boss battle. L'albero delle ghiande d'oro. Scrattico. No! Lo screen perfetto. Hackfire. Big hack. Lo screen perfetto per la miniatura è andato a puttane perché avevo il cappello che mi copre la faccia. Vabbè. Ciao mamma, come stiamo? Ah, guardate lì tutti quanti i vari punti dell'elicottero che devo colpire. Che armi ho a disposizione? Ah, ho la mitraglietta. E allora dillo prima. E che cazzo. Molla, dammi. Abbatti più agenti che puoi. Ah, davvero? Spara gli agenti. Vabbè, ma così poca vita c'hai, mamma. Mezza sega. Ok, scusa. Non lo sei. Distordisci l'elicottero, cadrà. Era quello che volevo fare, sai, Broski? Peccato che tu non mi abbia dato armi abbastanza precise per poterla fare, sta cosa. Via! Ok. Bene, siamo alla terza e ultima fase della mamma. Che probabilmente a questo punto è la mamma da sola, non rimane più nessuno, vero? Oh no. Piano, non farmi salire subito sul quadricottero. Vado prima a recuperare un attimino le idee. Ce l'ho fatta. Ho colpito le lame. La mamma è Mayday. Mayday. May Mom Day. È morta! Abbiamo ucciso la mamma! Madre sconfitto, però no. E quindi ora che ho sconfitto mamma e papà. Ciao amici, è stato bello. Ma ora che vi sciogliete nella lava non potrete più sopravvivere. Già papà è sopravvissuto e neanche io so come. Certo! Certo! Corretto! Ah, il Team Rocket è ripartito alla velocità della luce. Hit 0 su 128. In che senso, fra? Ah, devo colpire i crediti, ma perché? E quindi, cioè, ufficialmente questa era la storia di Squirrel with a Gun. L'abbiamo finito. Che gioco stupido. Io per l'outro non ho niente da dire, quindi scoiattolo con la pistola. Pum pum.